Un classico di inizio pasto per noi novaresi è il tagliere di salumi. È presente da sempre sulle nostre tavole e si propone in molte varietà, a seconda dei gusti. Alcuni di questi salami hanno origini che si perdono nel tempo e sono il frutto di ricerche antichissime, condotte per conservare a lungo la carne. Un tempo tutte le famiglie in campagna allevavano il maiale e c'era un giorno di festa, molto importante per la vita contadina, il giorno del maiale, durante il quale si procedeva alla macellazione e alla preparazione dei salumi. Oggi non vi è casa o ristorante che non presenti un buon salame cotto o crudo, accompagnato da composte di verdura o frutta o intingoli saporiti. Alcuni tra i salami più rinomati nel Novarese sono considerati prodotti tipici piemontesi e due in particolare rientrano nella categoria di prodotti agroalimentari tradizionali, PAT, per le metodiche di lavorazione e conservazione consolidate nel corso dei secoli. Si tratta del morbido salamino d'Laduja e del saporito fidighin, che è un insaccato tradizionale di fegato di maiale, noto anche con il nome di mortadella d'orta. Ma lasciamoci conquistare dalle molteplici e rinomate varietà. Particolarissimo oltre al salamino d'Laduja e al fidighin è il marzapane, un gustoso sanguinaccio speziato che si può consumare a fette anche passato nell'uovo sbattuto e fritto. Più classici sono il salame cotto, i cotechini da servire caldi con purea di patate o in crosta e i salami crudi. Pregiato è il salame d'asino. Tradizionale in tutti gli antipasti è la lingua, servita con il tipico bagnet, una salsa verde preparata con prezzemolo, aglio e acciughe. Anche la carne d'oca è usata per la produzione dei salami. Famoso è il salame d'oca e il più caratteristico graton d'oca. Trovare queste prelibatezze è facile. Molti sono infatti i salumifici e le aziende agricole presenti sul territorio e, con un po' di fortuna e la giusta curiosità, si può andare alla ricerca di piccole cascine dove la produzione è ancora conduzione familiare. Se a questi saporiti taglieri un turista goloso abbinasse gli ottimi vini del Novarese, il Chemme, il Sizzano, il Fara, il Boca, il Colline Novaresi, troverebbe sicuramente un ottimo motivo per ritornare nelle nostre terre.